Oggi ho incontrato l'amico Livio Trapè che abita a pochi chilometri da casa mia. Due medaglie alle Olimpiadi, una oro e una argento. Grande campione, come sempre. Sono con Livio Trapè, campione olimpico. Che schiaffa qua davanti. Guarda, guardate, ha rotto, eccolo qua, ha rotto il telaio in titanio, Livio. Quanti anni c'ha però questo telaio? Questo telaio avrà 15 anni, Quanti chilometri ci hai fatto? ma 15 l'anno, 15 anni, fai un po' i conti, no? Sono 150.225.000 km. Livio, Livio, quando si parla di professionismo, Livio è un vero professionista. Medaglia d'oro a cronometro e medaglia d'argento in linea, sbaglio? Alle Olimpiadi? Sì, quella è la medaglia truffa, la seconda. La seconda, lo so, io l'ho visto i Medaglia filmati. Io l'ho truffa. visto i filmati. Che anno era? Al suo tempo, 1960. 1960. Un vero E professionista, Livio. qualche primavera fa, dai, su. Senti. L'importante è mantenersi con lo spirito di pedalare, mai troncare, perché se per caso la smetti di andare in bicicletta diventi del gatto, È capito? vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Livio, però adesso te hai fatto la bicicletta nuova, vedo che te la montano, però sempre vecchio stile. No, no, questo è il vecchio stile, questo è un telaio fatto a quei tempi, anni 70, su misura, con tubi Columbus. Un gran bel Questo telaio. telaio pesa 2,2 kg Perché a te quelli nuovi in carbonio non ti piacciono, in acciaio. vero? No, non c'era né carbonio né titanio. A te questi ti piacciono, che sono però d'estetica. Questa è in acciaio. D'estetica Livio, questa è bellissima però, eh. Guarda, guarda che congiunzioni, ragazzi. Che congiunzioni. La forcella però ce l'hai qui in carbonio, eh. Sì, forcella a carbonio. Avevo L'ho alleggerito un po'. levata perché pesa mezzo chilo, Di meno. capito? Grande La forcella in Livio. acciaio. Poi ormai è quasi giovane. No, ma questa è una bicicletta montata con i pezzi record del campagnolo, va sugli 8,5 kg, non più come, Quanto era mia? capito? Non più come le vecchie biciclette di quei Però. tempi. Che pesavano 11 kg e Com'è, mezzo, oh, qualche primo però, vero padre, però eh? avevamo le pedivelle in acciaio, Quelle si stroccavano. oh, signor. Sono cambiate tanto le bici di oggi da quelle dell'epoca. La bicicletta oggi in carbonio è all'avanguardia, la leggerezza, dico, togliere su una bicicletta da corsa 4 kg dai tempi miei a oggi significa spingere due denti in più di rapporto E dietro, beh, si spinge. la differenza c'è. Anche allora si faceva una velocità non da far ridere, perché quando abbiamo vinto la medaglia d'oro abbiamo fatto 45 e mezzo. Io ho vinto due trofei, baracchi, le 58 e 59, uno a Milano, 112 km, 46 di media, secondo che si arrivava a Brescia con Venturelli, una caduta, uno scoppio di gomma, pure quello facemmo, era più duro come percorso, facemmo quasi 46, arrivavamo davanti anche Achille da Rigade che era campione Che del mondo, corridori, eh? Che capito? corridori. E davanti c'eravamo Baldini, Moser, Aldo, che tra l'altro avevano già vinto l'anno precedente anche a Milano, capito? Però senza lo scoppio di gomme, senza la caduta, Erano erano correnti. pote per tutti. Erano vuoti. Difatti, la vigilia, la sera a cena, che Coppi ha portato due ruote per il Meo, era a cena, dico, con un altro corridore per scherzo, Louison Bobé. Capito? Allora Che corridorini, eh? quell'altro Canacci, quando si stava parlando, che poi Fausto dice: Livio, dai, domani un po' di rispetto per questi due poveri vecchietti. Dico: Fausto, perché adesso ci devi mettere in difficoltà? Qui abbiamo una leggenda, Louison Bobé,
Fausto Coppi. Grazie Dio. Grande. Un saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. È andato giù in Africa, dove ha preso la malaria. Quello, e poi era quel periodo lì. No, il periodo. L'ultima corsa che ha fatto, sia lui che Louis Sobobé, ed era 1959, l'ultimo trofeo Baracchi. Capito? Poi è andato in Africa e quando è tornato con la malaria e ci ha lasciato le penne. Grazie Livio. Ciao, sto bene. Sei il numero uno. Ciao.